senti che profumino? Viene dal forno Monsiferua, quello del panettone Galip. Notaio, buongiorno. La domenica mattina vengono a comprarlo da tutte le parti, anche da Torino, fino da Mondovì. Comandante, che meraviglia. Oh, Madame in rosa, che bella carrozzeria. Professore, e tutti a prendere il panettone, alle proprie bombe. Farina, uva sultanina, burro, uova, frutta candita e crema di nocciole Piemonte, che fa di galup la parte alta del panettone. Vediamo un po'. E ora che vado anch'io a prendere il mio galup. Galup è sempre la parte alta del panettone. Questa è l'antica Pinerolo. Una volta non scherzavano mica, Queste cittadine piemontesi le sanno conservare le loro tradizioni. Guardate un po', c'è ancora l'antica insegna di Monsiferua, l'inventore del galup. Scommettiamo che lì dietro c'è ancora il suo vecchio forno. Cosa vi dicevo? Si può? Mi sembra quasi di sentire il profumo del suo famoso panettone. Il sabato mattina Monsiferua accendeva il forno e poi impastava. Farina del mulino, uova di fattoria, burro di montagna, uva sultanina, frutta candita, vaniglia a pezzetti e crema di nocciole Piemonte, che dopo la cottura si trasforma nella famosa copertura croccante che fa del panettone galup la parte alta del panettone. Galup, da sempre, la parte alta del panettone. Marmellata di rose, proprio così. Io la chiamo marmellata romantica. Infatti, che cosa c'è di più romantico di una bella rosa? Se volete esternare ad una bella signora la vostra attenzione, cosa fate? Semplicissimo, le offrite una bella marmellata di rose. No, dico, una bella rosa delicata, profumata, marmellata. Oddio, c'ho sempre questa marmellata in bocca. Una rosa e il gioco è fatto. Ai, non preoccupatevi per questo inconveniente. Non è la parte bassa che conta, ma è quella alta. C'è un proverbio piemontese che dice: tutto quello che c'è sopra è più goloso, cioè galup. A proposito di galup, vi siete mai chiesti perché il panettone galup si chiama così, cioè goloso? Perché galup è la parte alta del panettone, ricoperta di crema croccante, ricca di nocciole Piemonte, uova e zucchero. Galup ti dà solo la parte alta del panettone. Visto che meraviglia, risotto con gli scampi, un piatto da far girare la testa. Anche perché prima di prepararlo bisogna controllare che il vino sia proprio di quello buono. Si versa il vino sul riso, gli scampi prendono la rincorsa, scivolano sul burro, inciampano nel sedano e lì zig zag, frin frum, patatrac e via nel forno. Semplice, no? Veramente goloso, cioè galup in piemontese. A proposito di galup, vi siete mai chiesti perché il panettone galup si chiama così, cioè goloso? Perché galup è la parte alta del panettone, ricoperta di crema croccante, ricca di nocciole Piemonte, uova e zucchero. Sentito che profumo? Una fetta a te, una a lei, una a lui e due a loro. E a me? Un altro galup, per favore! Cosa vi dicevo? Galup vi dà solo la parte alta del panettone.